Nessuno ha il coraggio di dirlo, ma l'EMA stessa ha dato l'autorizzazione con condizioni, che è un eufemismo per dire dobbiamo vedere quello che sta succedendo. Tutte le categorie dei medici specialistici si stanno affrettando a dire questo tipo di, per esempio, le donne che prendono contraccettivi orari, le persone che fanno terapia antitrombotica, non ci sono evidenze che questo sia una controindicazione al vaccino, ma non ci sono nemmeno evidenze che questo non sia un pericolo, che sia un pericolo, perché non c'è uno studio pluriennale. La talidomide ha dato i suoi effetti dopo anni, si è deciso di toglierla dal commercio dopo anni, non dopo 6 mesi. Perciò abbiamo buttato a mare 30 anni di epidemiologia, di immunologia, facendo finta che questo sia un virus nuovo e dunque non vale nulla di quello che sapevamo? Ci siamo trovati a vivere una situazione molto pesante in quest'ultimo anno e adesso ci obbligano a vaccinarci e chi non si vaccina praticamente rischia di sospendere, l'hanno già detto, quindi veniamo sospesi dal lavoro. E quindi questo cartello dice proprio questo, quindi prima eroi e adesso invece ci lasciano a casa senza lo stipendio, senza la paga. E per quanto riguarda le ambulanze ferme davanti agli ospedali che tanto hanno fatto scena, allora io ripeto, parlo del mio territorio, Roma, quelle ambulanze vengono bloccate col paziente a bordo perché gli ospedali non sono stati forniti, all'inizio non ce l'avevano, ma adesso non sono stati forniti di camere di isolamento. Perché nel dubbio tu il paziente lo devi isolare, se non lo puoi isolare te lo tieni in ambulanza fin tanto che non trovo una camera di isolamento. Questo succede, e bloccando tutte quelle cavolo di ambulanze non si faceva altro che aumentare la sofferenza di un servizio che già è in sofferenza di base. Siamo professionisti che da sempre hanno dedicato la loro vita al servizio della persona umana. Questo sistema ci ha spremuti come limoni fino all'ultima goccia per 30 anni. Ha approfittato del nostro cuore grande per coprire le carenze e i disservizi dopo decenni di tagli. Il lavoro che facevamo prima in due, o meglio, il lavoro che facevamo prima in cinque, adesso lo facciamo in due. Vi ritrovate o no? E allora, dopo tutto questo, adesso ci chiedono anche di fare da cavie a un trattamento sperimentale. No, qui diciamo no. E ripudiamo qui in questa piazza l'etichetta di Novax. A noi fa schifo questa etichetta. Noi siamo per la scienza, noi amiamo il nostro lavoro, diciamolo! Noi amiamo il nostro lavoro! La comunità scientifica fa riferimento alle evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche sono sovvenzionate da sappiamo chi. E comunque, se c'è un'evidenza scientifica prodotta in questo modo, con l'abbiamo visto anche il lavoro sul Lancet che disincentivava l'uso dell'idrossiclorochina, poi si è visto che erano dati falsi. Allora, però, i medici, finché hanno dei protocolli autorevoli a cui far riferimento, si attaccano a quelli, perché la legge Gelli li protegge. Se un paziente muore e tu hai seguito il protocollo, non sei penalmente perseguibile. Se hai cercato di capire qual è il problema del paziente, se è andato fuori dal protocollo, ti mettono in croce. Può essere pure che dimostri che avevi ragione, però in prima battuta ti mettono in croce perché non hai applicato il protocollo. Molte persone ritengono ormai legittimo il fatto che un trattamento sperimentale di massa venga imposto per legge. Ecco, che cosa ha fatto sì che le persone, arrivassero ad accettare un abominio morale di questo tipo? Dunque, le strategie psicologiche per persuadere le persone sono state diverse dalla tendenza, dallo sfruttare il conformismo, il senso di colpa, e dal condizionamento, la ripetizione continua, ma soprattutto c'è un elemento cardine che è una forma di ipnosi. Sostanzialmente, sfruttando il meccanismo delle fobie, che è ben conosciuto dalle neuroscienze,
è stato prima provocato uno shock con la dichiarazione di pandemia, con il lockdown, con il fatto che questo virus viene definito qualcosa di sconosciuto e di estremamente pericoloso. Dopodiché le persone sono state sottoposte a scene, immagini come quelle delle bare di Bergamo, come le morti in continuo rialzo. Questo ha provocato non una malattia fisica, che ora sappiamo che è perfettamente curabile con i trattamenti appropriati, ma un vero e proprio disturbo psichiatrico. Qual è il faro che deve guidarci? Su che cosa dobbiamo unirci? Su qual è il comune denominatore da utilizzare per costruire questa unione? Semplice, ce l'abbiamo. È la più bella del mondo, è la Costituzione. Allora, della Costituzione c'è un articolo che noi difenderemo, che sarà il nostro scudo. E allora diciamolo, qual è questo articolo? Noi abbiamo il 32. Pure oggi, grande Claudio. Niente, io ho deciso di non aderire a questo vaccino, a questa che ritengo una sperimentazione che va contro, secondo me, contro dei diritti fondamentali, e quindi ho deciso di non aderire, perché l'obbligo vaccinale è incostituzionale, perché non può imporre un obbligo su una sperimentazione, non può imporre un obbligo con la minaccia del ricatto e pretendendo pure le firme di un consenso informato. Quindi si è andato molto oltre lockdown e tutto. Poi si può parlare anche della pandemia, di come è stata, a mio avviso, ingigantita e ad hoc. Però, insomma, alcune cose... Tu hai questa sensazione, tu che lavori in un ospedale pubblico, hai la sensazione che è stata... È stata ingrandita, sì. Quando si parla di un obbligo, vaccinale, si parla di sicurezza sul lavoro, e quindi sarebbe materia squisitamente sindacale. Voi avete provato a rivolgervi appunto ai vostri sindacati, che nel campo sanitario sappiamo che esistono, sono molto diffusi, eccetera, e eventualmente qual è stata la risposta dei sindacati? Abbiamo provato a bussare alla porta dei sindacati, tuttavia lo abbiamo detto anche qua, i sindacati rientrano tra i traditori, perché non ci hanno risposto, ci hanno sbattuto la porta in faccia. Siamo da soli, per cui adesso c'è da ricominciare tutto da zero, e siamo ben lieti di cominciare questa battaglia. È tutto nuovo. È quello che si sta configurando, e magari è l'occasione per capire i rapporti di forza, come sono dispiegati anche a livello sindacale. Fuori, riforma, dallo Stato!